Si è appena concluso presso il rettorato dell'Università di Ancona un interessante convegno sull'ufologia, ovvero su tutti quei fenomeni che allo stato attuale la scienza non è in grado di spiegare. Intorno a questo argomento quindi permangono scetticismo ed incertezze, ma alcuni studiosi sembrano avere le idee ben chiare. Sentiamo infatti l'intervista che ci ha rilasciato il presidente della CIFAS, generale Salvatore Marcelletti. In questo convegno gli esperti cercavano delle risposte sugli UFO. Allora, che cosa è emerso tra ieri e oggi? Dunque, anzitutto devo correggere qualche cosa. Non è una risposta sugli UFO che noi cerchiamo, è una risposta su alcuni fenomeni che si sono verificati che sono direttamente e indirettamente collegati con l'ufologia. Noi ieri abbiamo già esaminato un caso di impianto di materiale anomalo nella mano di un individuo. Abbiamo sviscerato il problema, siamo arrivati a un passo dalla soluzione e il passo successivo da compiere è quello di fare ulteriori ricerche per sapere con precisione che cos'è e che cosa succede all'esterno del corpo umano a causa di questo impianto. Quindi per quello che riguarda gli UFO, si parla sempre di avvistamenti, anche oggi ne avete parlato, ma perché secondo lei questi esseri non si presentano ufficialmente? Una domanda da 100 milioni, mi rendo conto però. Sì, questa è una domanda forse da 20 miliardi. Non si fanno riconoscere, io presumo per vari motivi, il più semplice dei quali, secondo me, è che l'umanità non è ancora pronta a ricevere un contatto con questi esseri, i quali hanno molto da insegnare a noi. E purtroppo molti esponenti terrestri non sono in grado e non sono pronti ancora di accettare e recepire e applicare queste conoscenze che ci verranno date. Sì, e gli avvistamenti più importanti, da quello che so, sono iniziati nel 47 più o meno con Roswell, e si dice anche che alcune creature viventi siano state ospiti, tra virgolette, degli Stati Uniti. C'è qualcosa di vero in questo? Qualche cosa di vero c'è, nel senso che se ne è parlato molto, ne hanno parlato anche delle persone di un elevato livello culturale, ne hanno parlato i mass media negli Stati Uniti, chiaramente il cover-up governativo ha cercato di annullare il tutto o depistare le cognizioni che si stavano ottenendo all'epoca. Comunque gli avvistamenti sono cominciati come ufologia moderna nel 47, ma riscontri storici ci dicono che già in precedenza, in molta precedenza, abbiamo avuto dei contatti con questi esseri. E lo scorso anno Ancona è stata teatro di molti avvistamenti, lei lo sa, e che cosa vuol dire secondo lei? Dunque, questo può significare tante cose. Io ripeto, la più logica, la più immediata che noi abbiamo è che l'Adriatico, in modo particolare la zona di Ancona, che è una sorgente energetica piuttosto notevole, basti pensare ai terremoti che ci sono, basti pensare alla conformazione del Monte Conero, quindi delle forme energetiche che servono a questi oggetti, i quali hanno una propulsione prettamente elettromagnetica, a, tra virgolette, ricaricare le batterie e continuare la loro attività. Ho capito, quindi per concludere c'è da preoccuparsi, per il futuro possiamo stare tranquilli? Senta, io dico sempre che nella mia vita sono stato realista, con una forte componente ottimistica, e le posso assicurare, come mia idea personale, veramente tutto personale, è corroborata anche da alcuni riscontri di quali adesso non voglio parlare, mi consenta. Non abbiamo nulla da temere. Forse avremo un sconvolgimento dal punto di vista etico, morale e sociale. Religioso, certo, beh, con etico intendo anche religioso. Quindi non abbiamo nulla da temere, l'unica cosa è doversi adattare eventualmente a questo nuovo tipo di pensiero che è la base dell'umanità. Grazie. Per Radio Studio 24, Massimo D'Agostino, Ancona.